Giornata bresciana oggi per il segretario della Lega Nord, cosa gli avete fatto vedere? Beh, innanzitutto ha partecipato alla nostra raccolta di firme, non ha firmato perché abita a Milano, però è il referendum comunale per chiedere ai bresciani di esprimersi sulla proposta di far votare gli immigrati nei consigli di quartiere. Credo che sia un'iniziativa politica importante. Noi diciamo assolutamente no, siamo contrari all'idea che un immigrato residente anche in modo non continuativo per 5 anni a Brescia possa votare, possa essere eletto nei consigli di quartiere dove vivono i bresciani in maniera stabile e possa avere il diritto di scelta sulle priorità che riguardano il proprio quartiere, perché crediamo che sia una materia difficile, delicata, sulla quale deve esprimersi il legislatore nazionale, cosa che non ha ancora fatto, e fughe in avanti da parte di singoli sindaci per mettere la bandierina crediamo sia sbagliata. Ma decideranno i bresciani, questa è la concezione democratica della Lega Nord, per la quale il diritto dovere, la democrazia vera, quella del diritto di esprimersi dei cittadini, è una cosa inalienabile e fondamentale. Da profondo conoscitore di Brescia, come la trova adesso che è cambiata la giunta? È un po' trascurata, basta parlare con commercianti, con i cittadini, la città è un po' abbandonata a se stessa, questa giunta elitaria, naif, dei solotti buoni, ha priorità ideologiche, non quelle concrete, la dimostrazione è questa stupidata dei consigli di quartiere dove si vuole far riemergere realtà di fine anni 70 quando la società era diversa da quella di oggi. Oggi il cittadino comunica con il proprio amministratore con i social network direttamente, ha altri canali, non con gli assembleari partecipativi di oltre 30 anni fa. Noi eravamo l'amministrazione più concreta e pragmatica come appunto la Lega Nord e oggi Brescia è trascurata proprio nelle cose concrete.